C'è un film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma qualche giorno fa e che parla di questo. Giulietto Chiesa lo conosce bene perché è uno degli autori, si chiama Zero, inchiesta sull'11 settembre. E uno dei punti è proprio il fatto che gli Stati Uniti d'America vengono colpiti dal cielo, dice giustamente Bordin, ma sono anche una delle potenze che ha forse la più grande difesa, no? Che spende di più per difendere il proprio territorio. La più grande difesa del mondo da tempo. E allora come è potuto accadere questo? È una delle questioni che noi abbiamo messo dentro il film, è una delle domande. Tutte le spiegazioni ufficiali che ci sono state date di quell'evento non quadrano con i dati a disposizione. Semplicemente c'è un rapporto intero, si chiama 9-11 Commission Report, il rapporto della commissione ufficiale del Congresso degli Stati Uniti, che non risponde a nessuna delle domande principali, inclusa questa, anzi direi di peggio. La difesa americana ha fallito completamente quella mattina, totalmente, non un solo aereo è stato capace di alzarsi in volo per intercettare gli aerei, i quattro aerei. Quella mattina era in corso, tra le altre cose, sbalorditiva, un'esercitazione militare, quella mattina, proprio quella mattina, che prevedeva il dirottamento, esercitazione, di 20 aerei civili, quella mattina. Ebbene, nonostante questo, nessun aereo si è alzato in volo per intercettare, l'aereo che ha colpito il Pentagono, si fa per dire aereo, non so che cosa abbia colpito il Pentagono, non lo so sul serio, è riuscito a penetrare attraverso tre scudi difensivi, uno dei quali prevede la partenza automatica dei missili di risposta. Scudi difensivi che non prevedevano nessuna autorizzazione da parte del Presidente degli Stati Uniti o del Ministro della Difesa, perché erano automatiche le reazioni, e come dice nel film Gore Vidal, se questi non si sono alzati in volo è perché con tutta probabilità qualcuno ha detto di non alzarsi in volo. A proposito del film, vediamo una pillola del film, così poi ne parliamo meglio. No, ma volevo semplicemente dire che poi c'è l'obiezione, dice vabbè, ma c'è un'inefficienza, un'incompetenza. Quale incompetenza? Se tutti i responsabili, nessuno è stato rimosso, sono stati promossi, non nessuno è stato rimosso, sono stati tutti promossi. E allora l'incompetenza dov'è? Qual è l'incompetenza? Qualcuno deve pure spiegarci queste cose.